qualcuno sa dirmi perché abbiamo delle galline nello sfondo? Io non lo so. Amici miei, prima di iniziare con il video, ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale. Grazie mille, Sabrina, Acunzo, il Mattef, HS-Bassopolpo, Lored, Alex, sei un grande Davide Sanguigni, Matti-Basso, Forever 2009, Mattias0190, Davide-Basso Spa, Morgan1903 e Giuliano MZ. Wow, premi anche tu il tasto abbonati, scegli il livello di abbonamento che più fa per te. Abbonati ora, hai la mia richiesta, vieni salutato nel prossimo video, avrai tantissimi regali e giocherai sempre con me. Abbonati ora, io ti aspetto in famiglia. Buonini, oggi vi mostrerò la migliore mappa per aumentare la mira e per diventare dei pro player su Fortnite capitolo 3. Prima però io vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. E non sto scherzando, devi iscriverti al canale adesso. L'hai fatto? Bene, perché la maggior parte di voi che guardano i miei video si dimenticano di iscriversi, quindi iscriviti subito. Negozio oggetti, tasto supporta un creatore, in basso a destra inserisci il codice dei pro, l'unico, solo ed inimitabile codice creatore, Joe-X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere, qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. Quello che dobbiamo fare è veramente semplicissimo. Andiamo in creativa? Beh, io prima creativa la dovrei trovare. Ok, perfetto, adesso tu ti chiederai, Joe, ma questa mappa è utile per chi gioca, non so, da pad, da mouse e tastiera, da PC? No, non vi preoccupate. Questa mappa è perfetta per tutti quelli che giocano sia da mouse e tastiera, sia da pad, da controller e per qualunque piattaforma, quindi PS4, Xbox, Nintendo Switch e poi non so che cosa c'è, Nintendo DS, se giochi anche a Nintendogs e fai nascere cuccioletti, guarda, qualunque cosa fai è perfetta. Ma eccoci qui, wow, hanno cambiato un po' la mappa, Flower Garden, giardino floreale. Ma che significa floreale? Perfetto, oh mamma mia. Allora è semplicissimo, dobbiamo andare in una mappa nella quale possiamo cambiare il codice, quindi non so, dovremmo trovarla, penso quella lì davanti, e devi incollare il codice che ti sto per far vedere. Ok, usa la console e incolli questo di qui, 1011-5413-8911. Dopodiché clicca accetta ed ecco qui, già guarda che si vede, è una mappa dei pro, vedi anche un fucile a pompa nell'immagine perché proprio la mira ti diventerà una cosa incredibile. Tu non potrai sbagliare i tuoi amichetti se tu ti alleni ogni giorno con questa mappa ed usi il mio codice Geo-X97, ti scambieranno per qualcuno che ha l'aimbot. Reino de Mira 1.0, Trenino, ma non è che ha sbagliato, voleva dire Trenino, vabbè. Ok, vediamo un po', entriamo qui. Io ci tengo a dirti che l'ho solo vista da un budino americano, non ho mai provato la mappa, quindi sto per andarla a giocare anch'io in prima persona, per la prima volta con voi. Quindi 3, 2, 1. Via, lascia un bel mi piace, ti do 3 secondi di tempo per farlo, meno 3, meno 2, meno 1, tempo scaduto, lascia un bel like, ok, ci siamo. Bene, vediamo subito che sbuco con un fucile a pompa leggendario, abbiamo 10 minuti, ok, non è un problema. Abbiamo una jump, quindi probabilmente dovremmo... Ho bloccato il tempo. Ok, perfetto, abbiamo fatto ripartire il tempo. Oh, babà, vedo un tunnel, quindi io direi di entrare qui. Ehi, pronto, sono poliziotto, c'è qualcuno? Adesso perdonatemi, ma che dobbiamo fare? Qui dobbiamo forse editare una roba simile. Ah, sparo qui e non succede nulla, non sto capendo. Ah, va bene, qui dobbiamo editare. Ok, perfetto, va benissimo. Eh sì, il classico edit, insomma, della piramide. Una volta fatto ciò, invece, ok, fatto. Poi non dobbiamo fare più nulla. Ah, saliamo qui, quindi buildiamo, buildiamo. Ok. E qui c'è. Ah, qui dobbiamo modificare. Ma sta mappa ti aiuta praticamente. Killato, perfetto. Ti aiuta a migliorare tutto, eh. Ush, non l'ho preso, vedete? Ecco perché ti aiuta a migliorare sia la mira sia la costruzione, dicevano. Boom, bingo. Voi mi raccomando, dovete cercare di prenderli comunque la prima volta, nel senso non è che dovete editare due volte. Ecco, un po' come me. Ok, killato. Poi l'ultimo, bello. Vedete che già la mira comunque va molto meglio. Uno, ok, due, bello, tre, bello. Se vi devo dire le cose come stanno, mi sto gasando veramente un botto. Iscriviti se ancora non l'hai fatto. Vai, qui editiamo. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Andiamo a migliorare. Andiamo a editar. Qui non dobbiamo sparare a nessuno. Beh, penso di no. Bello, guarda lì. Ho fatto un parkour. Questa mi sa che è una detran, Mamma mia, beh, incredibile. Qui mi sa che dovremmo. Ah, ok, dobbiamo sparare. Però secondo me dobbiamo anche buildare, no?
fare tipo una roba così viene più figa, boom. Ok, sì, più o meno potrebbe venire una roba figa se lo prendessi. Ok, l'avevo preso ma non si è distrutto. Poi qui, ok, al primo colpo, benissimo. Qui facciamo una roba simile, boom. Ciao bro, ci vediamo, è stato bello. Qui adesso preparatevi perché via, va benissimo. Ok, edita, boom, preso. Push, bellissimo. Ah, qua forse ci dicono anche gli editi che dobbiamo fare. Bello, fra. Ok, beh, questo è facile, ve lo dico. No, non è vero, non è per nulla facile. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, regà, ma sono veramente un pro. Oh, comunque io ve lo dico, è un gioco da padre, perché alcuni dicono che da padre è un poco più facile giocare perché hai la mira assistita. Io sono da mouse e tastiera, non c'è nessuna mira assistita. E vi dico che è veramente, veramente difficile, soprattutto perché mi sa che ho la sensibilità un po' alta. Ok, qui andiamo qui. Ui, mamma mia, guardate lì, ma c'è. Vabbè, ho sbagliato, va bene, rifacciamolo, non è un problema. Un bel edit all'arco, vedi che non si distrugge. Oh, perfetto, fatto. Dopodiché, andiamo ancora qui, costruisci qui, boom. Beh, non si distrugge, regà. Ok, bello. Non c'è nessuno? Vai, scendiamo, boom, muori, frate. Ehi là, bello. Ma non si è distrutto il blocco, ok? Perfetto per la seconda volta. Allora, io non so in quanto tempo la sto completando. In teoria dovresti comunque rientrare in 10 minuti. Bello. Magari potrei lanciare una sfida e vedere voi in quanto tempo la riuscite a completare, lo dico. Ok, finita. Wow, 6 minuti e 46, quindi per arrivare a 10, 7 e 46, 8 e 40. Beh, 3 minuti e mezzo più o meno. Attenzione, comunque un ottimo risultato, però. No, 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 non mi piace così tanto. Vai, ricominciamo. Let's go, andiamo, vediamo se stavolta la completo in meno tempo. Vediamo magari di completarla in 2 minuti. Penso di no, un 2 minuti è un po' complicato, però comunque non è un problema. Ok, qui va bene, non dobbiamo fare nulla. Va bene, editiamo. Ok, perfetto, fallo passare tutti, ok, let's go, dimmelo man. Perfetto, l'ultimo, addirittura ho distrutto la piramide, ma non è un problema, perfetto. Killato lui, andiamo sopra, via. Via, killato lui. Vedete come sono molto più veloce. Ah, qui però i blocchi non ce n'è più, regà, lo dico. Perfetto, io direi che possiamo anche ritornare alla lobby. Mi raccomando, fammi sapere qui sotto nei commenti se utilizzerai questa mappa e soprattutto quale tempistica, insomma, avete fatto voi. Io mi sembra che ho fatto tipo 3 minuti e 40 e qualcosa, o 3 minuti, vabbè, comunque intorno ai 3 minuti e mezzo. Secondo me non c'è nessuno di voi che la riesce a completare in 1 minuto e 30 barra 1 minuto e 40 secondi. Io vi lancio questa sfida. Se qualcuno di voi ce la fa, me lo faccia sapere qui sotto nei commenti, però mi raccomando, non imbrogliate. Iscriviti al canale e ti ricordo di non mancare il live tutti i giorni alle 18 per giocare con me. Faremo server privati, minigiochi e tantissime robe divertenti. Mi raccomando, non mancare Budino, io ti aspetto. Ciao ciao!